Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG7 Gallarate, le notizie della settimana sulla città dei Due Galli e anche sul territorio limitrofo. Iniziamo con una intitolazione, ma è anche un momento di un periodo di feste, di eventi. Iniziamo con il Parco di Viale Milano a Gallarate, che è stato intitolato al noto giornalista Enzo Tortora, caso clamoroso, lo sappiamo tutti, di mala giustizia italiana. Uomo per bene, si legge sulla targa scoperta durante la cerimonia alla presenza del sindaco Andrea Cassani, di diversi rappresentanti della politica cittadina e delle forze dell'ordine. L'iniziativa è stata promossa dalla lista civica Più Gallarate di Sonia Serati. Un sabato sera a Gallarate, davvero carico dell'energia del coro divertimento vocale diretto dal maestro Morandi e della bellezza ed eleganza dei ballerini delle quattro scuole cittadine di danza. Incanto in danza, infatti, è il titolo della nuova formula del tradizionale concerto di inizio estate tra coro e danza, appunto, che ha riempito Piazza Libertà con oltre 3.000 persone. Invece un evento che sta per iniziare, 100 partite con atleti provenienti da tutta Italia per la quinta edizione del torneo Wheelchair Gallarate, considerato tra i più ben organizzati d'Italia. Dal 22 al 25 giugno 44 giocatori si sfideranno sui campi del tennis club di Gallarate, 35 saranno atleti di categoria open, ovvero di con disabilità agli arti inferiori, 9 di categoria quad, disabilità agli arti inferiori e superiori. Ed ora ci spostiamo a Cassano Magnago. Il pubblico e il privato insieme possono fare grandi cose grazie ad accordi ben scritti e chiari a tutela di tutti. Ha voluto sottolineare l'ex primo cittadino Nicola Poliseno durante i festeggiamenti per i 20 anni del centro sportivo di via Nenni a Cassano, appunto. Voluta dal sindaco, dall'ex sindaco Uslenghi, con un perfetto project financing, la piscina continua ad erogare un prezioso servizio alla città. Ed ora i nostri servizi, che avranno al centro ancora il tema importante della sanità. Sentiremo ancora altre voci, ascolteremo invece la cronostoria di quello che è successo durante l'ultimo consiglio comunale, un consiglio comunale davvero movimentato. Gli animi sono stati accesi da diverse dichiarazioni, le ascolterete, e poi però parleremo anche di cultura, di sociale, parleremo di nuovi eventi. Allora state con noi. Al Museo Maga di Gallarate una grande festa per celebrare i 156 anni della polizia locale, voluta fortemente dal comandante Aurelio Giannini, tra encomi agli agenti meritevoli, materiali d'epoca e foto che raccontano la storia del corpo dal passato ad oggi. È la prima volta che viene celebrata questa ricorrenza e ringrazio il comandante Giannini che con efficacia è andato a cercare all'interno di tutta la documentazione comunale, all'interno degli archivi, documenti che comprovassero appunto la data di fondazione della Polizia Urbana. È un momento speciale in cui celebrare e conoscere il prezioso lavoro che i nostri agenti svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza e il benessere della città, quindi oggi è la vostra festa. Un momento particolarmente sentito, la presenza delle altre forze dell'ordine, delle istituzioni. E complimenti davvero comandante per questa cerimonia che è davvero qualcosa di importante per la città e che ricorderemo. Scontro durissimo sull'ospedale a Gallarate tra maggioranza e opposizione davanti a una sala consiliare gremita. Circa 250 persone tra cittadini, associazioni, rappresentanti politici anche di città limitrofe, in molti già presenti alla manifestazione di giovedì 8 giugno al Sant'Antonio Abate. Dopo soli 40 minuti il presidente del Consiglio Comunale Marco Colombo è stato costretto a sospendere momentaneamente la seduta e richiamare all'ordine. Qualcuno sta facendo disinformazione, nessuno vuole chiudere l'ospedale, ha dichiarato il sindaco Andrea Cassani ad inizio seduta, ribadendo come la soluzione della sanità territoriale sia comunque legata all'ospedale unico.
La replica del capogruppo del PD Pignataro non si fa attendere, negando qualsiasi strumentalizzazione della mobilitazione popolare, accusa che viene poi ripresa dal consigliere regionale De Bernardi Martignoni di Fratelli d'Italia e che accende gli animi del pubblico, arrivando quasi alla rissa. Il consiglio procede tra polemiche e discussioni spesso concitate, bocciata con l'eccezione del voto di Forza Italia la mozione della minoranza sull'ospedale ritenuta superata. 13 voti a favore e opposizione astenuta, invece per il documento proposto da Luigi Galluppi della maggioranza che riassume gli impegni di sindaco amministrazione per difendere il Sant'Antonio Abate fino alla realizzazione del nuovo nosocomio. Che cosa proporrebbe per quanto riguarda la carenza di medici? Noi abbiamo bisogno di progetti che siano concreti, che siano forti. I medici non hanno abbandonato questa SST per caso, perché non gli piaceva il luogo, non gli piaceva il territorio, non gli piacevano i pazienti. Lo hanno abbandonato perché purtroppo si sono resi conto che c'era un forte disinvestimento da parte della regione sugli ospedali di Saronno prima, di Somma Lombardo, di Gallarate adesso. I medici lo capiscono e evidentemente potendo scegliere vanno invece in luoghi dove c'è una possibilità di crescere molto più seria. Noi abbiamo bisogno di prendere e capovolgere la rotta, è un impegno complicato e difficile da fare, ma lo possiamo fare se lavoriamo veramente tutti insieme. Però abbiamo bisogno che il centrodestra abbia la volontà vera di prendere, sedersi al tavolo per prendere e sistemare questa situazione. Si definiscono invisibili dopo la manifestazione davanti all'ospedale di Gallarate in difesa del diritto alla salute e a seguito del Consiglio Comunale, le associazioni del terzo settore che in una successiva comunicazione lanciano l'accusa di essere state ridotte a comparse da chi ne ha fatto solo materiale per dibattito politico. Da qui l'intenzione di alzare la voce inviando una PEC al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per approfondire motivazioni e richieste avanzate. Nel documento viene inoltre ribadita l'importanza di attivare percorsi d'accoglienza per prestazioni sanitarie rivolte a persone con disabilità, punto non considerato nella mozione approvata in Consiglio Comunale e la richiesta di essere aggiornate e consultate in occasione di commissioni o iniziative sul tema sanità. Al Camelot a Gallarate iniziano una serie di incontri all'insegna della prevenzione del benessere. Sì, noi abbiamo cercato di fare questi incontri in modo che siamo in osmosi con la cittadinanza, incontri di utilità per la salute e iniziamo con nutrizione e cuore, cui seguiranno a settembre, in date ancora da stabilire, incontri sull'ortopedia e sul sonno, perché noi sappiamo che una buona qualità del sonno aiuta la salute. Iniziamo quindi dal primo incontro con la dottoressa biologa nutrizionista. Dottoressa Elisabetta Macorsini di Humanitas, lei è una nutrizionista, una diet coach che verrà appunto a parlare della alimentazione correlata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. È una sinergia nata grazie ai Lions e il club satellite Lions Avatar di Gallarate, che è promotore di questa iniziativa, con naturalmente la collaborazione di 3SG, che sarà la sede per tutti gli incontri, e con la partnership scientifica di Humanitas Mater Domini. Disponibile anche un link per seguire in remoto l'incontro di giovedì 22 alle 19. Ai presenti invece verrà offerto l'aperitivo del benessere a base di centrifughe. Di zenzero, Frutta, frutta, verdure. verdura, tutti elementi salutari che aiutano il cuore. Gianni Sparacia è stato il parrucchiere dei VIP di Canale 5 vicino a Berlusconi. Ieri un bagno di folla per un ultimo saluto al politico, all'imprenditore, ma soprattutto all'uomo. È un grande uomo, di una grande generosità, è una persona eccezionale, bisogna conoscerlo per apprezzarlo. Ricordo che ha con lui, magari qui a Gallarate. Ma Gallarate è venuto quando ha iniziato la politica, ha fatto un bagno di folla qui dall'Esore. Una volta eravamo in televisione, doveva entrare, io ero molto amico di Mike. Quando ha iniziato a fare politica, la prima intervista gliel'ha fatto Mike, ero là io. Allora, mentre aspettava per entrare, dice: Speraci,
Sparacia, una caramella, ho bisogno che mi dai una caramellina, se bacio le persone ho l'alito cattivo. Questa è una delle tante cose, ma abbiamo provato anche quando venne qui Antenna 3, perché faceva in giro queste performance di Forza Italia, quando ne siamo andati tutti al ristorante, parlavo col titolare del ristorante, dice: guarda, prima pensate alle mie guardie e ai miei amici, poi pensate a me. Era un signore, era una grande umiltà. Lei pensa che la televisione non l'accendo da 2 giorni, perché mi ha preso il cuore. Il mito del Titanic affascina ancora a distanza di 111 anni, dimostrazione il sottomarino scomparso con a bordo i turisti che hanno pagato addirittura $250,000 per andare a visitare il Titanic. Il mito del Titanic è ancora vivo tutt'oggi, appunto a distanza di 111 anni, perché è stata ed è la tragedia che maggiormente è rimasta impresso nell'immaginario collettivo. Io penso che il mito del Titanic è vivo ancora, perché se penso alle navi coeve del Titanic, appunto, non faccio l'elenco perché sarebbe esageratamente lungo e poi noioso, mentre queste navi sono diventate ponti di ferro o piloni o quant'altro, il Titanic nella sua massima massa ferruginosa e anche un po' sinistra, se vogliamo, a 3810 metri è adagiata sul fondo oceanico, e ogni tanto dalla sua tomba la nave rilascia una bolla di verità sulla sua tragica fine. In buona sostanza il mito del Titanic è vivo ancora, perché il Titanic respira ancora. Dopo il successo dello scorso anno, torna all'appuntamento con l'iniziativa Archivi Futuri, organizzata dalla rete Archivi del Contemporaneo, di cui è capofila il MAGA di Gallarate e sostenuta da Fondazione Cariplo. Il festival parte dal MAGA il 16 di giugno con una serata alle 20:30, un concerto per pianoforte, e apre a tutto il nostro territorio, da Novate Milanese ai Laghi alla provincia di Varese, con la partecipazione di moltissimi enti che erano già presenti all'interno della prima edizione del festival: Fondazione, Case Museo, Archivi del Contemporaneo, e con anche l'ampliamento a nuove istituzioni che ci hanno affiancato e che sono entrate in questa grande rete. Un mese ricco di mostre, spettacoli dal vivo, laboratori, attività. Naturalmente ciò che lega noi e tutti i partner di progetto, per cui le fondazioni, le case museo, gli archivi, gli artisti, è la rilettura del nostro territorio, della nostra storia attraverso l'arte contemporanea, per parlare degli grandi artisti che hanno reso questo territorio significativo, per cui dei grandi artisti come Tavernari, Fontana, Bai, Guttuso, che valorizziamo attraverso una rete forte che si vuole proporre come identitaria per tutto il nostro, la nostra provincia, partendo anche da Novate Milanese, dove si trova Casa Testori. Per il 10° anno torna l'iniziativa Cassano Magnago Palestra Cielo Aperto. Sì, è il 10° anno consecutivo che abbiamo questa iniziativa. L'adesione da parte degli anziani e non, perché ci sono anche persone che non sono da considerare anziani, è sempre molto alta. Quest'anno oltretutto un buon 50% partecipa per la prima volta. Siamo veramente felici che trovi riscontro questa iniziativa. Andrà avanti fino al 20 di settembre, di conseguenza c'è tempo per tutti per iscriversi, sia oggi che durante le lezioni. Palestra Cielo Aperto è promossa da Stare Bene Insieme APS, che è un'associazione che si occupa di invecchiamento attivo e qualità della vita, e gli istruttori sono tutte persone laureate in scienze motorie o comunque anche nell'ordinamento passato, diciamo, legati all'ISEF. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di creare momenti di compagnia nel momento estivo, che è il momento anche un po' più sguarnito di attività sociali e di momenti di ritrovo. A chi è rivolto? Allora, le attività sono rivolte a tutti i cittadini cassanesi, con chiaramente un occhio di riguardo a quelle che sono persone verso, diciamo, l'anzianità. Quindi la nostra ottica è quella di sì, veniamo al parco in un contesto bello, sì, facciamo attività, ma soprattutto cerchiamo di stare insieme, cerchiamo di farci compagnia, perché
così si vive meglio. Poi il fatto di essere all'aperto, di guardare il cielo, è eccezionale. Le associazioni Eventi Diversi e Samarate Lots Books inaugurano la stagione culturale estiva in Villa Montevecchio per la prima volta insieme con il patrocinio del Comune di Samarate. Apriremo con un evento condiviso il 21 di giugno, mercoledì prossimo, ospitando Emiliano Bezzon che ci presenterà il suo ultimo libro Delitti al buio. Proseguirà poi l'associazione Samarate Love Books con 4 serate dedicate alla presentazione letterarie, a un evento per bambini e ad uno spettacolo di reading. Finiti i nostri eventi di domenica 25, partiranno gli amici di Eventi Diversi che ci presenteranno la loro 4ª edizione di luglio col libro Che ti voglio. Sì, infatti venerdì 30 giugno presenteremo il libro di Carla De Bernardi, il 7 luglio di Federica Brunini, proseguiremo venerdì 14 luglio col libro di Yolanda De Respinis per concludere venerdì 21 luglio con il libro di Andrea Vitali, I genitori cercasi. E concluderemo la rassegna assieme all'associazione Samarate Love Books. Vi aspettiamo tutti alle 20 presso il giardino delle balaustre a Villa Montevecchio a Samarate. Tutti i dettagli degli eventi si trovano sulle pagine social delle due associazioni samaratesi. Ed ora qualche appuntamento. Partono giovedì 22 giugno gli incontri gratuiti dedicati alla salute e al benessere, organizzati dal Lions Club Avatar in Salute in collaborazione con 3SG, sede di tutti gli incontri e con la partnership scientifica di Humanitas Mater Domini di Castellanza. Primo incontro dunque giovedì 22 giugno al Camelot alle 19 con la biologa, nutrizionista e diet coach di Humanitas, la dottoressa Elisabetta Macorsini. E poi continuano gli appuntamenti del venerdì dalle 17 per i più piccoli e poi invece tutta la movida per i più grandi. Partiranno alle 17 con il Gallarate tra favole e realtà organizzato in centro dal distretto urbano del commercio con Ascom, il Naga e l'assessorato alle attività economiche. Dopo Harry Potter, questa volta il tema è Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Il ritrovo sarà sul Sagrato di San Pietro con partenza ogni 20 minuti. A seguire ci sarà il DJ set del collettivo artistico di The Black Legend. Ed è tutto per questa edizione del TG7 Gallarate, grazie per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo sempre alle ore 20 e sempre su Rete 55. Grazie a tutti.